Buongiorno, un caffè. Mi dà anche una brioche, per favore. E a te? Come vanno le cose? Quel tipo? Quel tipo? Alti e bassi. Cioè, non c'è. Gli uomini sono così. Scusa, lo dico a te. No. Ma ti lasciano anche qualcosa di buono. Quindi che fa? Sparisce. Ma vi vedete anche? Sì, certo, altrimenti. Però non so cosa voglia. Ci si vede, si sta bene insieme e poi scompare. Non riesco a vederlo anche per giorni e giorni. A volte anche 10 o 15. A volte sono di silenzio questi giorni. Quindi, scusa, non si fa né sentire né vedere per 2 settimane di seguito? No, magari così tanto no. Ma poco ci manca. E che fai in quei giorni? Lo sai tu? Lavora, credo. Te l'ho detto, no? Che scrive per un quotidiano. Mi pare che stia facendo una sorta di inchiesta per un articolo. Beh, a meno che non stia indagando su un boss della mafia siciliana, questo non lo giustifica. Come Pietro. Aveva questo da fare, aveva quell'altro da fare. Semplicemente non voleva avere a che fare con noi. Si era stancato ad amarmi, ecco la verità. E anche di aver messo al mondo questo batuffoletto. Sai, mi sa che ti dovrai abituare a vedermi bionda. Bionda? Sì, sorellina, hai qualcosa contro le bionde? Cos'è? A lui piacciono bionde.
Ho bisogno di rinnovarmi un po'. Magari con un bel taglio moderno. Oppure rossa con delle mesh. O rasata qui di lato. Mm-hmm. Sì. E poi ti trasferisci a Berlino col tuo bel giornalista. Mamma, torna a casa. Ma come, te ne vai già? Sì. Quanta fretta, cos'hai da fare? Niente. E allora non puoi trattenerti ancora un po'? Non posso, devo tornare a casa. Perché, c'è qualcuno che ti aspetta? Devo andare. Vabbè, figlia mia, se così hai deciso. Da quando è successo quel che è successo, ti comporti in maniera strana. Ma che c'è di strano voler tornare alla propria casa? È che quella casa ora è vuota, Lucia. Mamma, tu sei molto cara a preoccuparti per me, ma non devi. Sono adulta. Non è facile abituarsi all'idea. Adulta e sola. Ciao. Ciao. Cosa sono? Il report sul caso di Berti, ispettore. Che? Il verbale. Il verbale di chi? Se nessuno ha testimoniato. Sì, insomma, il rapporto. Chiamiamo le cose col loro nome. Cosa dice? Niente, c'è la denuncia della moglie e la signora... La compagna. Sì, insomma, la denuncia della scomparsa... E il verbale che abbiamo fatto in redazione, quando siamo andati a chiedere spiegazioni al direttore del giornale. Come stanno i fatti? Che Liberti è scomparso da una settimana, che è stata sporta denuncia e che nessuno ne sa niente. Dammi qua. Puoi andare, Petri. Grazie.
Un uomo scompare così, di punto in bianco. Un uomo, giornalista. Un giornalista, sì. Un giornalista non scompare così, come farebbe uno chiunque. Un giornalista taglia la corda perché potrebbe averne convenienza. Oppure gliela fan tagliare, la corda. Cioè l'hanno tolto di mezzo. Potrebbe. Già, potrebbe. Due sono le ipotesi. O se l'è svignata di sua volontà, oppure l'hanno tolto di mezzo. Morto o non morto, ora non importa. Quali sono gli indizi che abbiamo fra le mani? Sappiamo che un giornalista di qui, di Ferrara, lavora freelance, come si dice, principalmente per il Carlino locale. Si è andato a chiedere in redazione, ma non ne sanno nulla. Quello mandava i pezzi ogni tanto, quando glieli chiedevano. Glielo pagavano e il nostro giornalista era contento. Ora abbiamo un altro indizio. Ovviamente abbiamo fatto controllare tutto ciò che un uomo può lasciare di tracciabilità. Utenza telefonica, niente, muta. Muta da almeno due giorni prima della scomparsa. Quindi controlliamo in banca. E qui scopriamo che Massimo Liberti fa un prelievo da Rovigo. Un prelievo di 500 euro. Circa due mesi prima della scomparsa. Comunque, prima di questo ci sono stati degli altri prelievi. Più o meno regolari. Ogni mese almeno tre. Con il massimo che si potesse prelevare, sempre la stessa cifra. E sempre da posti diversi, Milano, Venezia. Perché? Che fine hanno fatto questi soldi? Erano soldi che venivano dagli stipendi, dalle collaborazioni al giornale? Sei mesi fa, o meglio, sei mesi prima della scomparsa, c'è stato un grosso accredito sul conto di Liberti. 10.000 euro. E questo qualcuno che ha fatto l'accredito porta il nome di Paolo Palmieri. Pare... Che lo volete il caffè? Scusate, non volevo disturbarvi, io pensavo che... Pensava lui! Portaci questo caffè! Su, scattare! Insomma, lei non saprebbe dirmi il motivo della scomparsa del signor Liberti? Non saprei proprio. Non me ne ha mai dato alcun avviso. Sono altrettanto sorpresa. E sa di qualcuno, qualcosa, che potrebbe essergli nemico? Che so, di qualcuno che poteva avere interesse nel fargli qualcosa? Del male? Del male? Qualcuno potrebbe fargli del male? No, no, chiedevo. Signora Macchi? Signorina. Signorina, mi scusi. Avete per caso figli? No. Altri indizi, altri sospetti che potrebbero esserle venuti in mente nei confronti del suo compagno? La presenza di altre donne? Altre donne? Vuol dire un amante, cioè un'altra donna? No, smentisco. Non direi. Non direi, non me ne ha mai dato sospetto. Cioè... Va bene, nessun obbligo. Nessun obbligo? Ad avere un amante, voglio dire, sono domande. Chi è costui? Paolo Palmieri, non so. Non lo conosce? No. Mai sentito nominare? No. Possibile. Quell'uomo ha fatto un ingente bonifico bancario sul conto di suo marito. Non è mio marito.
Un ingente bonifico bancario? 10.000 euro. Beh, sì, non sono pochi. Sarà stato un compenso di lavoro. Quindi Palmieri fa parte del giornale? Non lo so, non saprei, potrebbe. E Liberti veniva pagato così tanto per le sue prestazioni? Beh, in effetti è parecchio. Ma non saprei. Paolo Palmieri è un uomo di oltre 80 anni, quasi 90. Perché un uomo così anziano dovrebbe lasciare tutti quei soldi ad uno più giovane di lui, del quale non è neanche parente? Come fosse un lascito testamentario. E per farne cosa? Signorina Macchi, per farne cosa? Non saprei. Perché su quel conto è rimasto poco o nulla? Il conto di Liberti, intendo, del quale unico intestatario. O è contestato anche a lei? No, no, no. Era soltanto di Massimo, io il mio. Di 10.000 euro, poco a poco, quasi con metodo, ne sono stati prelevati 9.000. E sempre da località differenti. Un giorno qui, un giorno là. Mai da Ferrara. È strano. Beh, Massimo girava abbastanza per via del suo lavoro. E cosa ne ha fatto di tutti quei soldi? Non saprei proprio. Tra le altre cose non è affatto un tizio da grandi spese. Potrei provarglielo. Se non sono stati buttati via, a casa dovrebbe ancora esserci il mazzetto degli scontrini raccolti prima della sua scomparsa. Scontrini? Massimo aveva una strana abitudine, buffa quasi. Conservare tutti gli scontrini, quelli fiscali, sa, quelli che rilasciano i negozi, i bar. Conservare poi per modo di dire. Li radunava tutti quanti insieme, ero poi io a prenderli e a gettarli via. Se fosse stato per lui, avrebbe soffocato le tasche delle giacche e i portafogli di scontrini. Non ho mai capito perché lo facesse. Era una strana abitudine, anche sgualciti e sporchi, quasi raccolti per terra. Davvero particolare come abitudine. Un vizio inconscio. Chissà se lo fa ancora. Hai deciso di fare scena muta oggi? Perché manco mi guardi? Cosa c'è? Non è vero che non ti guardi. Non ho nulla. Non ti sopporto quando fai così. Così come? Non ci vediamo mai. E quando ci vediamo che fai? Sei l'immagine della noia. Sono qui. Qui con te. Abbiamo entrambi i nostri impegni, lo sai, non è facile. Ehi, ad esempio, che programmi hai per oggi? Perché non mi racconti quello che devi fare? Ho il turno di notte, quindi ho tutto il pomeriggio libero. Avevo mezzo accordo con mia sorella che ci saremmo viste. Sai, ho un po' di problemi con la bimba. Che problemi? Problemi per modo di dire. E poi il solito. Ha bisogno d'aiuto, non sa come gestirla. Non riesce a fare niente per se stessa perché non sa dove piazzarla.
D'altronde se nessuno le dà una mano. Ha avuto un bel coraggio, anche lei, decidere di tenerla. Con quell'altro che chissà dov'è finita. C'è, non c'è. Non si fa così. È proprio bella Alice, sai? È un amore quando si sveglia e ti guarda con quegli occhioni e sorride. Fa certi sorrisoni. È giovane alle cose. E devi vedere che ciglia lunghe che ha, come una diva del cinema, pare che si sia messa il rimmel. E poi ha imparato a pronunciare bene le parole. L'ultima volta mi ha chiamata zia. Mi si è aperto il cuore. Ti rendi conto che tra poco comincia ad andare all'asilo? È cresciuto in un batter d'occhio. Beh, d'altronde, anche se non crescesse non cambierebbe nulla. C'è gente che non cresce mai. Adulti che fanno i capricci e sanno pensare solo a se stessi. A se stessi, a se stessi! Sonia. Devo pagare il caffè. Due bicchieri d'acqua, giusto? Anche l'acqua? Sì. Grazie. Scontrino. Scusa. Grazie. Buona giornata. Ehi, che succede? Che succede? Succede che sei un bel tipo, Massimo. Tu lo sai chi hai di fronte? Sonia. Sonia, sì. E Massimo. Due che avrebbero un sacco di cose da dirsi, ma non lo fanno, non trovano il tempo. Sonia, sii ragionevole. Io ho i miei impegni e tu hai i tuoi, lo sai, no? Due che non sanno praticamente niente l'uno dell'altro. Ma che c'entra questo adesso? Tu lo sai chi hai di fronte. Lo sai dove vado io adesso? Dove, perché, con chi? Tua sorella, me l'hai appena detto. No, forse ti ho detto. Potrei andarci, come no. Preferirei non andarci perché mi aspettavo qualcosa di diverso da questa giornata. Sonia, siamo qui. Non siamo qui. Siamo qui, adesso. Ma tra poco tu te ne andrai. E dove vai? Lo sai benissimo dove devo andare. No, non lo so dove devi andare. Non lo so cosa devi fare. Dove? Con chi stai, eh? Devo scrivere e devo farlo da solo. Se non scrivo non mi pagano. È il mio lavoro, Sonia. È il tuo lavoro, ok. Ieri hai scritto, l'altro ieri hai scritto e anche oggi, che dovrebbe essere la giornata per noi, devi scrivere. Ma che cosa devi scrivere poi? Neanche questo mi dici. Lo sai benissimo di che sto scrivendo. Basta che apri il giornale. No. D'accordo. Non è la prima volta che scrivi un articolo. È il tuo lavoro, l'hai detto tu stesso. Ma non è sempre stato così. Se fosse stato sempre così, noi non ci saremmo neanche conosciuti. Adesso è diverso. Sei misterioso, sei fuggevole. Non c'è niente di misterioso, di fuggevole. Che male c'è a voler fare bene il proprio lavoro, Sonia? Di che cosa stai scrivendo? Non lo so nemmeno io, ok? Sto facendo delle ricerche. Sto cercando di mettere insieme il pezzo. Che cosa stai scrivendo? Non lo so! Non lo so! Mamma mia. Thank you.
A pensarci a fondo ci si perde. È spaventoso quasi. Dici bene. Metti giù immediatamente. Sei tu? Ero io. Eppure il sole sorge tutte le mattine e tramonta tutte le sere. A noi indifferente. Hai finito di toccare le mie cose? Ti ho detto di mettere giù. Interessante. Appunto. E il tutto accade nonostante la nostra presenza. La mente superiore che governa il tutto lo è solo nel distacco. Lo è cosa? Superiore. Ti vuoi risedere, per favore? Mi stai innervosendo. Ma cos'è questa mente superiore? Dio? Se sapessi rispondere a questa domanda, un alone di luce accompagnerebbe ogni mio passo. Chiamala come vuoi. Dio, Allah, Mefistofele. Perché esistono anche i seguaci dell'anticristo. A un virgiliano come me piace chiamarla natura. La suprema natura. La perfetta natura. Superiore. Super partes. La magnifica indifferenza che muove il sole e le altre stelle, che tuona e soffia peste sulle strade, che abbatte i tralicci e soffoca nell'afa, eppure rincuora col raggio mattutino, che riscalda gli inverni e rinfresca l'estati, che disseta sciogliendo le nevi e asciuga le alluvioni. Tutto questo, che tu la pensi oppure no, che tu esista oppure no, la morte verrà e ti prenderà per mano come una madre compassionevole. E invece per la natura, che tu sia suo figlio o un perfetto sconosciuto, è uguale. Ti prende e ti avvolge, ferina, animale, selvaggia. Ti sto spaventando? No, al contrario. Tu mi stai conducendo nella quiete del pensiero e io ti sto seguendo col sorriso, come vedi. Ma non hai risposto alla mia questione. Chi siamo noi? Chi sia tu non lo so proprio. Chi sia io non mi interessa. Chi sia la gente mi viene orrore a pensarci. La vita è bella, vero? È il mondo che fa schifo. La vita è bella alla tua età. A parte la natura, è tutto così relativo che nessuna conclusione si può tirare. Nemmeno della natura o di Dio possiamo parlare, vero? Cosa ne sappiamo noi? Giusto. Taciamo. Sì, il mondo è orribile. Succedono cose che lasciano a bocca aperta anche il saggio sulla montagna. Che sta sulla montagna proprio per evitare di specchiarsi a bocca spalancata. Lottare è inutile. Eppure c'è chi non riesce a farne a meno. Per alcuni la vita è lotta, scontro. Alludi a qualcuno in particolare? I particolari sono inutili. Nei romanzi, al cinema servono. Perché la gente la deve imboccare. Se no non ti segue, non capisce. Nel flusso dei giorni vince l'indistinto. Sotto la lente del tempo, il generale. Non è così? Sì, è così. Quindi, non è importante sapere chi siamo? No, perché a te non importa sapere chi siamo, ma chi sei tu. Non è così? E ti importa degli altri? Sì.
ma io faccio parte dell'insieme. E se riesco a trovare delle risposte su di me, forse riuscirò a comprendere i miei simili e viceversa. Illuso. Socrate ti è stato utile? Cristo? Alla gente piace parlare perché ne ha bisogno. Piace o ne ha bisogno? E bisogno nasce dal piacere, povero ignorante Don Ferrarese. Supremazia e maledizione della dittatura del pensiero. La filosofia che a nulla serve e a nulla deve. Stiamo a sbattere la testa contro i muri pur di cavarci un pensiero logico. E non otteniamo altro che polvere di calcina che si deposita ai piedi del muro. E godiamo a non capire parlandone a vanvera. I migliori di noi almeno sanno trarne bellezza. Tu che sei ignorante ferrarese non avrai mai letto Dante, quindi non sei in grado di capire quello che ti sto dicendo. Solo un ignorante prende appunti delle demenze di un vecchio. Massimo aveva una strana abitudine, buffa quasi, conservare tutti gli scontrini, quelli fiscali, sa, quelli che rilasciano i negozi, i bar, conservare poi per modo di dire. Li radunava tutti quanti insieme, ero poi io a prenderli e a gettarli via. Se fosse stato per lui, avrebbe soffocato le tasche delle giacche e i portafogli di scontrini. Non ho mai capito perché lo facesse. Era una strana abitudine. Anche sgualciti e sporchi, quasi raccolti per terra. Davvero particolare come abitudine. Un vizio inconscio. Chissà se lo fa ancora. Signora, mi scusi, un bancomat. Mi dica cosa deve chiedere? Un bancomat, signora. Un bancomat. Dunque, un bancomat, mi lascia pensare, perché Venezia qui con queste carte? È una parola, si vede, non c'è un'anima viva. Ogni modo, a Rialto, ce n'è uno. Grazie. Posta in buca. Mi dai il tiro, per favore? Ma chi è? Sono il postino. A quest'ora? Senta, signorina, se non mi apre, come faccio a fare il mio lavoro? Alleluia.
prenderlo? Certo, prego. Grazie. Prego, prego. Prego. Vada lei, altrimenti non andiamo più via. Mi scusi. Grazie. Buongiorno. Chiamo Balanzoni, Gianni. Sono della polizia. Ho bisogno di farle un paio di domande. Sono dei problemi? No, no, nessun problema. E farò anche in fretta, perché avete parecchie persone qui. Ma meno di quel che sembra. Saprebbe dirmi chi è quest'uomo? Sì, lui viene qualche volta la mattina, l'ho visto. E saprebbe dirmi chi è? No, non ha mai scambiato due parole. Me lo ricordo perché era accompagnato da una bella ragazza mora. Ah sì, una ragazza mora. Mi è rimasto impresso perché hanno fatto un casino qua fuori. Sto cercando di mettere insieme il pezzo. Di che cosa scrivi? Non lo so! Non lo so! E cosa dicevano? No, guardi, so che ha litigato, erano un po' concitati, ma non ho sentito quello che dicevano. E la ragazza saprebbe indicarmela? Cioè, passano un sacco di ragazzi quel giorno. Beato lei, la capisco. Io invece vedo solo colleghi maschi e brutti. Beh, guardi, per quello faccio il barista. Arrivederci. Arrivederla. Sta cambiando il tempo. Non mi stai a sentire. Evito le tue fregnacce. Devi dirmelo, ti prego. Ho bisogno di sapere questa cosa, altrimenti non vado avanti con l'articolo. Non so più che scrivere. Hai dimenticato quello l'altra volta. Che cosa spinge una persona qualsiasi ad impugnare le armi, ad ammazzare? Ti prego, Paolo. Per alcuni la vita è lotta, scontro. Te l'ho già detto. Ma perché? Perché il sole sorge ogni mattina. Quindi non c'è un perché, è un sentire. È un essere. Che vuoi dire? Te lo devo scrivere io questo articolo a freddo oggi. Vuoi che ti prenda un'altra coperta? No. Com'è che hai così freddo oggi? La giornata è abbastanza calda. Sono vecchio, se non te ne sei ancora accorto. Prendimi quella foto, per favore. No, non quella. Quella a fianco. E quell'altra. Grazie. Ecco, vedi, quest'uomo era mio padre. Un fascista, convinto, tutto d'un pezzo, rispettabile. È morto da fascista.
tu non sapresti morire allo stesso modo. Tanti altri non saprebbero morire allo stesso modo. E questo sono io, partigiano, a 17 anni. Perché? Spirito di ribellione? No. Ho amato mio padre, ma avevo una visione di vita diversa. Non meno combattiva. Più disordinata, meno moralistica, ma altrettanto combattiva. E mio padre ha combattuto per il suo credo e vi è morto. Sono figlio di mio padre, lo capisci? Massimo, avvicinati. Questa è l'ultima volta che ci vediamo. Che dici? Dico che è l'ultima volta che ci vediamo, purtroppo. Sono vecchio, lo vedi da te. Vecchio? Ma che significa? Ce ne fossero di vecchi come te. La mente ti funziona alla perfezione. E non è per forza un bene. Sono stanco. Di cosa? Poi comincio ad avere paura. Di cosa? Della vecchiaia. Massimo, tu sei un giovane forte e intelligente, nonostante i tuoi natali. Se fossi nato a Bologna saresti addirittura migliore. Ma la vita elargisce a piccole dosi. La vita che prima o poi deve finire. Bene, comprendo. Non è facile, ma ci sono delle cose, degli affetti. Io torno anche domani. Se hai bisogno, io ci sono. Massimo, va via senza voltarti. Te lo sto chiedendo per favore. Non ci vedremo mai più. Che stai dicendo? È assurdo. Paolo! Lei non saprebbe dirmi il perché Liberti abbia fatto quei prelievi da luoghi differenti? No, gliel'ho già detto l'altra volta. Un giorno da Venezia, un giorno da Milano, un altro da Reggio Emilia e così via. L'utenza telefonica del signor Liberti è morta da mesi ormai. Non dice nulla? Ma cosa vuole che le dica? Che io queste cose le sapevo già. Le sapevo prima che lei me le comunicasse. Cioè, non dei prelievi. Del telefono, spento. Crede che io non abbia provato a chiamarlo prima di venire a sporgere una denuncia? Certo, certo. E Paolo Palmieri? Non lo so. Non lo conosco. Gli ho già detto pure questo. Glielo dico io, ex professore di italiano in un liceo di Bologna, in pensione da anni ormai. Da giovanissimo entra a far parte della 36esima Brigata Garibaldi, una brigata partigiana che operava nelle colline tra Imola e Faenza. Poi alla fine della guerra scompare per una ventina d'anni e di lui non si sa più nulla. Che cosa ha fatto in quel frangente?
Nessun documento ce lo dice. Perlomeno nessuno di quelli finiti sotto la lente delle nostre indagini. Ricompare alla cronaca durante gli anni caldi della nostra storia, in quanto simpatizzante di alcune frange estremiste. Scrive anche degli articoli di appoggio morale ai movimenti. Infine, tanto fa e tanto scrive che viene allontanato dall'insegnamento che avevi intrapreso nei primi anni 70. Oggi probabilmente sarà un simpatico vecchietto in poltrona a godersi la pensione che il nostro Stato non nega a nessuno. Come può essere arrivato in contatto con i Liberti? Come posso saperlo? Se non conosco questo tale, come faccio a sapere se e come Massimo è entrato in contatto con lui? E non mi stia così addosso. Io non sopporto di essere trattata come una ladra. Di cosa si occupava suo marito al giornale? Non è mio marito. Di cosa scriveva? Di che cosa scrive? Vuole saperlo. Si lega a qualche giornale. Vada in qualche biblioteca e chieda dei vecchi testi. Non è un segreto, sa? Ha ragione, mi scusi. E allora di cosa sta scrivendo ora? 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 Lei è matto? Vuol far diventare matta anche me? Deve scrivere di qualcosa. Qualcosa che abbia a che fare con tutti quegli spostamenti. Non può essere che abbia fatto tutti quei prelievi solo per depistare. Non può essere così stupido. Ci deve essere sotto qualcosa. E lei lo deve sapere cosa c'è sotto. Non è vero? Mi lasci! Mi lasci! Mi lasci, io non lo so! Non lo so! Io voglio essere lasciata in pace! Mi lasci in pace!
No. Sonia. Massimo, ciao. Mi disturbo? No, mangio un gelato. Sì, già? Questo primo caldo mi ha fatto venire male. Come stai? Come questo caldo. Però a quest'ora. Come questo sole che cala e si raffredda. Ci vediamo. Certo. Quando? Anche se tardi, se vuoi. Non sono in turno. Non so perché ti voglia vedere, dato... Oh, così. Sì, ho voglia di vedere. Tutto e basta. Non dici nulla? Ehi. Anche questo? Raccolga, raccolga. Qualunque cosa. Per il resto è tutto a posto. Anche se in questo disordine è difficile dirlo. Chi è? Paolo Palmieri. Palmieri? Quel Palmieri? Quello del bonifico da un sacco di soldi. E guarda qua. Viveva pure come un pezzente. Già, bisogna capire il perché. Ispettore Balanzoni,
C'è il corpo di pronto soccorso. Sì, sì, falli entrare. Buongiorno. Buongiorno. Sta lì, portatelo via. C'è ancora una gran puzza qui dentro. Hai visto? Sul tavolino c'è una scatola di tranquillanti, completamente vuota. Suicidio? A questo pare. E poi comunque proprio qui sotto, in fondo alla strada, c'è un bar che il nostro uomo... Il Liberti? Sì, frequentava. E poi il Bonifico. Probabilmente il Liberti conosceva e frequentava quest'uomo. Bisogna sapere chi è e il perché di questa frequentazione. Liberti saprà sicuramente chi è costui. Pulisco io. E sa anche la sua disposizione di denaro, nonostante le apparenze. Pensi possa essere coinvolto? Non lo so. Adesso vedremo. Signorina, ma che cosa sta facendo? Mi scusi, è tutto sporco. Ma perché al corso di pronto soccorso non ve l'hanno mai detto che non bisogna interferire con la scena del crimine? Ci sono anche i RIS che fanno i rilievi. Mi scusi. Vabbè, lasciamo stare, no? Avanti. Portate via questo coso, va.
Chi potrebbe parlare con esattezza dell'amore? Chi sarebbe in grado di dire che cos'è l'amore? Secoli e secoli di discussioni sul nulla, per tutto, è il contrario di tutto. Ecco la più geniale delle banalità. L'amore c'è quando c'è e non c'è quando non c'è. Già, l'amore va e viene, va goduto quando viene, non va pianto quando va. Bisogna che ci si metta in testa questa benedetta massima una volta per tutte. D'amore non si muore, ma si soffre. Basta con tutta questa inutile sofferenza, tutto ciò non ha senso. Se non è possibile morire d'amore, si sta male. Si pensa di non potercela fare e poi, vilmente, si invecchia. Ci si specchia, vecchi, scavati dagli anni e da quella sofferenza, senza alcun vantaggio, perché in quel momento l'amore non c'è. Non voglio farla star male. Non mi voglio sobbarcare questa impietosa responsabilità. Sono un vile, sì. Sono un gran vigliacco. Ma l'amore richiede anche questa figura. Quando Lucia mi guarda con quegli occhi... Quando Lucia mi guarda con quegli occhi, sento di non poter resistere. Mi sembra quasi di ricoprire la parte del carnefice di chi colpisce a tradimento alle spalle. Lucia deve smetterla di guardarmi in quel modo, come una cagna bastonata, come una sgualdrina che vorrebbe essere salvata da un suo cliente. Non posso farlo. La devo amare. La devo amare per forza. E lei mi ama? L'altro giorno mi è squillato il cellulare. Ho visto scritto il tuo nome, Lucia, e non ho volutamente risposto. Allora mi ha scritto un messaggio e non ho risposto neanche a quello. Mi sono sentito vigliacco, vigliacco e forte, forte, di farti del male se solo l'avessi voluto, perché io lo so che nelle ore successive hai rosolato a fuoco lento come una fettina di pollo, perdendo lentamente gocce di sudore. Estima. Però, quando sono tornata a casa, mi hai accolta a braccia aperte e col tuo solito calore, come solo tu sai fare. Invece, avresti dovuto prendermi a schiaffi, insultarmi, cacciarmi di casa come l'ultimo dei ladri. Non è vero, io ti amo. Ho farneticato, non posso vivere senza di te. Sei stata l'unica donna per me. Sento davvero di amarti e di non avere mai amata nessun'altra. Lucia, non ce la faccio senza di te, Cristo.
Qui c'è. L'ho trovato cantare nel cesso del commissariato e ha messo così su, era in piedi così con l'idea sulle labbra. L'hanno trovato lì così. Sì, l'ha trovato Gigli. Gigli era lì per pisciare, apre una delle due porte e lo vede lì che sta sul seduto sul cesso. Che idiota quel Petri. Guarda che a te avevano fatto gli stessi scherzi. Vabbè, mai. Mai. Quelli sono scherzi che fanno le spine. Beh, che cosa avete tanto da ridere, eh? Questi due raccontano ste cazzate. Su, prendete una fetta, l'ho fatta con le mie manine. Manine di fata. Te le spezzo le manine. Ecco, bravo. Quindi due manine, se no ti mettiamo pure te sulla sedia a fare Fate i buoni. Gianni, come mai che sei così taciturno stasera? Che cosa c'è? I tuoi compagnoni non ti fanno più ridere? Se smettono di farmi ridere, li licenzio tutti. Paura. Perdonatemi, ragazzi, è che non riesco a non pensarci. In quel caso mi sta ossessionando. È meglio di farsi ossessionare dalle donne. E dai, ispetto, e non te lo portare il lavoro a casa sempre, no? Almeno stasera. Che caso, Liberti? Già. Eh sì, un bel casino. Anche perché chissà cosa c'è dietro. E cosa dovrebbe esserci dietro? È solo una questione di date. Una maledetta questione di date. Se solo riuscissimo a infilarli in ordine, forse arriveremo a qualcosa. Che cosa intendi? Seguitemi. Il Liberti ha effettuato tutti i suoi prelievi entro una certa data. Poco prima della scomparsa? Poco prima della scomparsa, certo. Anzi, sembra che quest'uomo cominci a vivere proprio prima della scomparsa, lasciando continuamente tracce di sé. Prima viveva la sua brava vita da buon borghese, da ferrarese. Quasi anonima, direi, se non fosse per quella manciata di articoli che aveva scritto per il giornale locale. E che tracce ha lasciato in quel periodo? I famosi prelievi, appunto. Anzi, prima l'ingente bonifico da parte di Paolo Palmieri sul suo conto, poi il regolare, graduale, quasi maniacale prosciugamento di questo, ma non del tutto. Una piccola parte viene lasciata. Perché? Non si sa. Forse per non aver problemi con la banca. I prelievi, come sapete, vengono effettuati un po' qua, un po' là. Quasi tutti al centro-nord. Mai al di sotto di Bologna. Mai al di sotto della linea gotica. Che cosa faccia di questi soldi non lo sappiamo. Potrebbe averli messi anche sotto il materasso della sua nuova dimora, per quanto ci riguarda. Non lo sappiamo, perché non risulta alcuna spesa significativa degli scontrini in nostro possesso. Che scontrini? Gli scontrini che ci ha fatto avere la compagna dei Liberti. Pare che Liberti avesse l'abitudine di collezionare gli scontrini delle spese futili, quelle quotidiane. Che ne so, il caffè al bar. Quindi sono la maggior parte. Gli scontrini pare che quest'uomo vada avanti al caffè. E la moglie... La moglie o la compagna? Compagna, sì, quel che è. Lucia Macchi. Ci ha fatto avere un mazzetto di scontrini conservati prima della sua scomparsa. Questi scontrini sono tutti datati dopo il bonifico di Paolo Palmieri e contemporanei dei prelievi Bancomat, più o meno contemporanei. I prelievi sono stati fatti nell'arco dei 6 mesi, mentre gli scontrini negli ultimi 3,
un mese prima della scomparsa. Oltre a portare cifre ridicole, questi ci danno un dato significativo. Sono stati quasi tutti emessi a Bologna. Quindi, prima della scomparsa, Liberty viveva a Ferrara, ma probabilmente frequentava Bologna. E nel frattempo se ne andava a Milano, Venezia, per effettuare i vari prelievi. E poi più nulla. Ma sia i prelievi che le piccole spese nei bar, come nei negozi, potrebbe anche averli effettuati una terza persona a nome suo. Vero. Chi ci dice che fosse proprio lui a compiere gli spostamenti? Chi ce lo dice? Chi ce lo dice? Chi ce lo dice? E se non si fosse mai spostato da Ferrara? Forse il 2 febbraio si trovava a Bologna. Ha bevuto un caffè al solito bar, quello sotto casa del nostro ex professore, oppure in qualsiasi altro. E poi il giorno dopo, il 3 febbraio, essere di nuovo a Ferrara. Chi lo vieta? Le due città sono vicinissime, facilmente raggiungibili. Fatto un giro in libreria, non in una centrale, dove avrebbero potuto incontrare qualcuno di conosciuto, ma in un'altra periferica, in un altro quartiere, e si è comprato un libro. Sì, quel romanzo di Kundera a cui da tempo faceva la corte. E così dal parrucchiere si è fatto fare la barba, come da tanto non si concedeva. Che bello lasciarsi accarezzare e chiudere gli occhi. Tutto bene? Benissimo. Poi il barbiere gli ha detto il conto, a voce, e si è pure fatto lo scrupolo. Facciamo la ricevuta? No, grazie, non ce n'è bisogno. E infine, vedete che non si è entrati in un bar per versi uno di quei milioni di caffè che pare si sia fatto in vita sua? Ecco, aperto la porta vedo d'entrare. Si è sentito inondare dal vocio delle tante persone là dentro. E il tintinnio delle tazze. E il forte odore di chiuse e di miscela di caffè, appunto. Forse gli ha pure strappato un sorriso. Anzi, no,
era tremendamente seria. Forse non era aggiornata. I pensieri, chissà quali, ingolfavano la mente. E si è guardato intorno, la faccia di quel tipo al bancone, quell'altra ragazza seduta a un tavolino, il gruppo di studenti sorridenti, vocianti nel pieno scoppio entusiasta della vita, la bella barista. Avrà al massimo 20 anni, ma quanto è bella. Forse qua dentro già il fidanzato seduto ad aspettare che finisca il turno. Poi si è avvicinata al bancone, verso la bella ragazza. Lo sguardo assorto, aperto il giornale, forse quello sul quale scrive, e ha ordinato un caffè, ovviamente. Un caffè, per favore, grazie. Avrà scorto uno dei suoi articoli, rispecchiandosi in quelle parole senza riconoscersi. Dopotutto, ognuno si specchia nell'altro da sé, nell'errata interpretazione. Come in una collana, le ipotesi e le impressioni sono le singole perle che si stendono lungo il filo. Martina, ti pago il caffè? Sì. 1 euro. Ma non è detto che gli estremi di questo all'altezza del fermaglio, non incontrandosi così da cingere, levità e armonia il collo. Martina, ti pago il caffè? 1 euro. Ciao Massimo, buona giornata. Ciao Martina. Ciao. Ha pagato il caffè e ha salutato la bella ragazza. Poi lo scontrino l'ha gettato nel bidone.